l'interrogazione dei 5 Stelle, se l'aspettava, è rimasto sorpreso, che cosa prevale insomma in questo momento nella sua analisi? Parte l'ignoranza, perché dovrebbero sapere che i comuni non si possono commissariare? Faranno apparire Salvini come un democratico, perché dovrà dire mi volete scavalcare a destra. È triste, perché noi ci siamo salvati nonostante i governi abbiamo messo a posto i conti. Vorrei ricordare che Prosciutto è uno di quelli che a fine anno ha fatto passare degli emendamenti sulla riduzione delle anticipazioni di tesoreria che stavano per far fallire il Comune di Napoli, quindi se metto insieme le due cose vuol dire che è un obiettivo istituzionale che si è messo in testa lui insieme ad altri. Non parlo del Partito Democratico per carità di patria, sono assolutamente orgoglioso di essere politicamente accerchiato in questo modo. Credo però che avendo io tenuto stretto il mio capo di gabinetto, che come sapete si chiama Auricchio, il vice sindaco con cui lavorava Presutto, e poi nonostante io l'abbia difeso mi dicevano che era veramente inconcludente e incapace, credo che il caldo di queste ore, avendo salvato io anche Daniele, Mino Daniele e anche Gaeta, le olive di Gaeta, il Presutto è diventato cotto, quindi aspettiamo solamente che passi l'ondata di calore per carità di patria. Pensassero al paese, pensassero agli enti locali e fossero, forse pensassero un po' a Roma, che noi ci salviamo da solo. È una pagina vergognosa di chi ha preso voti al sud per rappresentare nel paese un sud diverso. Io credo che questa interrogazione è una vergogna democratica che forse nemmeno Mussolini si sarebbe sognato di mettere in atto. Cioè l'idea di commissariare un comune eletto direttamente dal popolo, che rappresenta l'orgoglio del Mezzogiorno, che in 8 anni quello che noi abbiamo fatto, io credo che stanno veramente alla frutta. Il 16% forse per loro è un risultato ancora molto alto, quindi da questo punto di vista per me è un orgoglio tutto questo. Aspettiamo che passi l'ondata di calore e mandiamo un caro saluto al Presutto Cotto.